Ciao a tutti, sono qui armata di pennellino perché oggi voglio farvi un video sui rossetti, in particolare sui 5 rossi per l'estate. Io amo molto il rossetto rosso in generale, però mi piace molto d'estate e secondo me ci sono dei rossetti, delle tonalità che sono insomma perfetti per la stagione. Io volevo farvene vedere 5, appunto, ne ho scelti tra tutti i miei rossetti. Fascia di prezzo varia, nel senso che parto da quello che costa 5 euro a quello che costa di più. Non so quantificare, anzi meno, perché parto da 2 euro, 2,50. Però insomma, quindi per tutte le tasche, per tutti i gusti, niente, vi faccio vedere insomma quelli che mi piace portare di più d'estate e tutto quanto. Io trovo che anche solo il rossetto faccia un trucco quando non avete voglia di mettervi troppe cose in faccia, con un trucco occhi basic, come quello che ho io adesso su, e anche insomma viso, perché sì, non ho tantissimi prodotti. Quindi parto subito con quello che costa meno, ovvero la Jumbo Lipstick di Astra numero 02. Questo è un rosso meraviglioso e ve lo faccio vedere addosso e poi ve ne parlo un po'. Eccolo qua, come vedete è un rosso bello squillante, direi un rosso aranciato un po' fluo. E come avete visto, non ho usato pennellino, quindi un prodotto del genere è un prodotto perfetto da tenere nel beauty, in borsetta, se siete in giro, è facilissimo da applicare, vi basta solo questo e un po' di attenzione, insomma, per portare bene le labbra, però per il resto è super 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 facile. È una matita molto cremosa e con un colore decisamente intenso, però molto carino, perfetto insomma per chi è abbronzata. E scrive tantissimissimo, come vedete, e comunque insomma il colore risulta bello omogeneo da subito e molto confortevole addosso. Non è matte, però è molto molto bella. Magari se dovete mangiare cose così, questa qui tende un po' a svanire, però comunque si fa anche presto a ritoccarla, visto che insomma è proprio on the go, come si dice. E molto bella. Questa ce l'ho da un po' e devo dire che già dalla prima applicazione mi ha stupito, sono stata molto contenta di questa matita. Eccola qua. Il secondo rossetto che vi mostro è questo qui, una novità dell'estate, ovvero la Lip Chubby Matte di Debby. Questo costa 5 euro, ci sono varie tonalità. Quella che mi ha colpito di più è stata questa qui, la numero 10 Orange Red, quindi anche questo appunto un rosso aranciato, un colore caldo. È molto molto carino, anche questo molto interessante come prodotto, si gira da sotto per essere temperato, quindi non vi serve neanche il temperino. L'unica cosa è appunto che bisogna spingere bene il tappo se lo tenete in borsetta, però molto facile da usare. Anche questo ve lo mostro indossato. Eccoci qua, bellissimo addosso, trovo che il finish sia molto 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 carino, perché è matte ma vellutato e non secca assolutamente le labbra. E anche con questo avete visto, non serve il pennellino, perché insomma è
facile da applicare. La punta è un po' grande, grossa, però con un po' di attenzione si riesce ad usare. Molto bello, una buona durata. Mi piace tantissimo addosso, trovo che si adatti abbastanza, insomma, a varie carnagioni e tonalità. E poi, insomma, addosso è molto bello, in più il colore si può stratificare, quindi intensificare un pochino di più. Passiamo poi al mio rosso estivo preferito, ovvero il 301 di Pupa, che è questo qui. Io direi un color pomodoro. Molto 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 bello, credo che sia il mio aim preferito questo qui e ve lo faccio vedere indossato. Eccolo qua, un colore spettacolare. Di questo rossetto mi piace la consistenza, mi piace il finish, mi piace la durata che è infinita. Io l'ho indossato parecchio, ci ho anche mangiato, insomma, parlato, fumato, qualsiasi cosa e rimane lì. Addirittura tende a tingere un po' le labbra. E è molto morbido addosso, molto idratante, confortevole. E mi piace anche il fatto che il colore si vede, però non è pieno, è quasi semi-trasparente, però fa un effetto così bello sulle labbra che è proprio perfetto, molto 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 bello anche questo e direi sicuramente super estivo, non ha shimmerini, non ha nulla all'interno, è solo leggermente lucido, ma non troppo e è molto molto interessante davvero. E comunque vedete che anche questo è un rosso abbastanza caldo. Passiamo poi al penultimo colore, si tratta di un rossetto Mulac e in particolare Marilyn. E so che tante adorano questo rossetto, è favoloso. È un color fragola, molto carino, molto interessante, profumato anche. E anche questo ve lo faccio vedere com'è indossato. Eccolo qua, adoro questo rossetto, è veramente spettacolare. È così denso e carico di colore che vi serve assolutamente il pennellino per stenderlo e se avete i rossetti Mulac io vi consiglio di applicarli al centro delle labbra, massaggiarli un po' tra di loro in modo da scaldarli e quindi sciogliere un po' il prodotto e poi stenderlo bene con il pennellino. Perché sono veramente super 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 pigmentati e riuscite proprio a uniformare bene il colore rossetto con il pennellino senza aggiungerne altro. Sono veramente favolosi. Hanno una durata a prova di bomba e questo è bellissimo. Non è nemmeno secco sulle labbra, nonostante sia molto matte, e mi piace. Mi piace anche questo, l'ho usato tantissimo l'estate scorsa, lo sto usando anche quest'estate, è veramente un rosso particolare, però comunque elegante, ma anche giocoso direi, insomma, non è il solito rosso, è molto bello, perfetto proprio per estate. Un rosso freddo ci vuole perché sicuramente c'è chi appunto ama i rossi un po' più freddi e io ho scelto Vixen di Young Blood e questo è un rossetto minerale, il mio è un po' sudatino e ve lo faccio vedere addosso, è un rosso molto bello.
Non l'ho messo perfettamente, però questo è il rosso e devo dire assomiglia un po' a Russian Red, però Russian Red è inimitabile. Questo si avvicina leggermente, forse un pochino più caldo, un po' più rosso, boh. Ha un qualcosina di diverso, ecco, e un qualcosina di uguale. anche questo è corposo, però non come il Mulac, ci vuole una passata in più per ottenere un colore uniforme. E non secca, non è secco, però comunque vedete è satinato, sì, più che vellutato, satinato, è molto bello, un bel rosso fiammante. E direi che insomma questo è un pochino più impegnativo rispetto agli altri che vi ho mostrato, non lo so, però ogni tanto un rosso del genere ci sta bene anche d'estate e secondo me è adatto per le ragazze dalla pelle tanto abbronzata, olivastra, anche scura. Io trovo che le ragazze di colore stiano molto bene con un rossetto del genere, non lo so, è una mia idea. o comunque con i rossi in generale. E quindi questo è l'ultimo rosso estivo che vi faccio vedere. Ditemi quali sono i vostri rossi preferiti per l'estate, aspetto i vostri commenti qui sotto e ditemi tra i 5 qual è stato il vostro preferito e se avete qualche rossetto che vi ho mostrato. E se volete vedere anche altri colori di rossetto per l'estate, scrivetemeli qui sotto e io vi farò il video ovviamente. Vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!